Chiudiamo adesso un capitolo di storia e cominciamo ad andare verso l'età augustea. L'ultima volta che abbiamo parlato di storia era la terza lezione ed eravamo arrivati proprio all'uccisione di Cesare. Poco dopo, i congiurati dovettero fuggire in Oriente, dove organizzarono un esercito, mentre la reazione dei cesariani fu guidata da Marco Antonio. Egli fu osteggiato da Cicerone, che a capo dell'aristocrazia e del Senato pronunciò contro di lui le famose 14 orazioni filippiche tra l'agosto del 44 e l'aprile del 43 a.C. In una prima fase Cicerone ebbe l'appoggio di Gaio Giulio Cesare Ottaviano, figlio adottivo ed erede di Cesare, il quale poi però si accordò con Antonio e con Marco Emilio Lepido, che era un altro cesariano, e formarono così il secondo triumvirato nell'ottobre del 43 a.C., finalizzato appunto alla guerra contro l'esercito dei cesaricidi Bruto e Cassio. Nei mesi successivi, molti avversari politici dei triumviri vennero eliminati, e fra questi Cicerone, che fu ucciso per ordine di Antonio il 7 dicembre. Lo scontro fra i due schieramenti avvenne nel 42 a.C. a Filippi, e vinsero Antonio e Ottaviano, e Bruto e Cassio morirono. I vincitori si spartirono così il potere. Lepido si stabilì in Africa, Antonio in Oriente e Ottaviano in Italia, dove fu incaricato di trovare terre da distribuire ai veterani. Così nel 41 in varie zone ci furono confische, e fra le città coinvolte ricordiamo Cremona e Mantova, patria del poeta Virgilio. Sempre nel 41 Lucio Antonio, che era fratello di Marco Antonio, si mise a capo di una rivolta suscitata dal malcontento delle confische e con un esercito si impadronì di Roma, ma poi fu sconfitto da un luogotenente di Ottaviano, che è Marco Vipsanio Agrippa. Nel 40 a.C. Ottaviano e Antonio furono vicini alla rottura, ma poi rinnovarono il patto di alleanza, che fu suggellato dal matrimonio di Antonio con Ottavia, la sorella di Ottaviano. Dal 38 a.C. Ottaviano attaccò Sesto Pompeo, che era figlio di Pompeo Magno e controllava la Sicilia. Dopo una serie di sconfitte navali, Agrippa e Ottaviano costruirono una base navale nel lago di Averno, a nord di Napoli, e nel 36 a.C. Sesto Pompeo fu sconfitto nella battaglia di Nauloco, vicino Messina. Con questa vittoria, il terzo triumviro, Lepido, fu totalmente emarginato. Nel frattempo Antonio si era trasferito in Egitto, dove sposò la regina Cleopatra. Antonio aveva cominciato così una sua politica, orientale che avrebbe portato fatalmente alla creazione di un impero orientale, con una sua fisionomia e una sua importanza nei confronti dell'Italia e dell'Occidente, e tutto questo apparve inaccettabile. Così Ottaviano iniziò a contrastarlo, prima con la propaganda, dipingendolo come un dissoluto in preda agli intrighi di una donna, e poi con una dichiarazione di guerra all'Egitto. La battaglia decisiva ci fu nel settembre del 31 a.C. ad Azio, sulla costa della Carnania, nella Grecia nord-occidentale, dove fu decisivo l'intervento della flotta comandata da Agrippa. Antonio e Cleopatra, sconfitti, rientrarono in Egitto, dove nel 30 a.C. si suicidarono. In particolare è famosa la morte di Cleopatra, che se anche avvolta dal mistero è giunta sotto forma di leggenda. Infatti una popolare versione riporta che lei si fece mordere da un aspide. Oppure, e qui comincio a citare un articolo di approfondimento su questa regina comparso sul numero di luglio 2010 della rivista Archeo o Archeo, un cobra. Questo sarebbe un suicidio rituale, dal momento che l'ureo, il serpente cobra, era sacro al dio sole Amon-Ra ed era anche l'emblema della potenza del faraone. Infatti era raffigurato sui loro copricapi. Certamente non è escluso, secondo gli studiosi, che in realtà Cleopatra abbia semplicemente bevuto un veleno. Comunque sia, Cleopatra divenne un esempio di personaggio femminile negativo, a causa della cattiva propaganda fatta da Ottaviano. E il poeta Virgilio, tanto vicino a lui, nell'Eneide la contrappone ad Ottavia, la legittima moglie di Antonio secondo il diritto romano, che possedeva, al contrario della regina d'Egitto, la virtus matronale tradizionale. Tornando ai fatti storici, si può dire che dal 31 a.C. siamo già nell'età augustea e la Repubblica di fatto era giunta al termine. Infatti l'Egitto diventò possesso personale di Ottaviano, che nominò governatore della regione il poeta Cornelio Gallo. Quindi Ottaviano era padrone di un impero ancora più grande di quello che aveva governato Cesare. Allora si pose il problema di dare al suo potere personale una veste legale, poiché aveva conquistato questo potere in modo ambiguo, in nome della tradizione repubblicana contro il dispotismo.
e cercò quindi il modo di tornare alla normalità dopo decenni di guerre civili che avevano sfinito la popolazione, devastato le province e l'economia. Quindi, dopo la vittoria, Ottaviano non instaurò formalmente un nuovo regime ed anzi si propose come restauratore della Repubblica. Ma nei fatti, l'accentramento dei poteri, che gli vennero regolarmente rinnovati dal Senato, portò ad un cambiamento profondo dell'assetto politico. Nei primi anni fu eletto ripetutamente console, poi nel 28 a.C. fu nominato Princeps Senatus, cioè principe del Senato, e lui stesso dichiarò di rinunciare formalmente al potere, rimettendo la Repubblica nelle mani del Senato e del popolo. Però nel 27 il Senato gli conferì una serie di poteri e onori in modo da confermarlo al vertice. In quell'anno Ottaviano rinunciò all'appellativo di Romulus, che gli era stato offerto, perché lo avrebbe qualificato come restauratore della monarchia, e scelse invece quello di Augustus, che significa maestoso, venerabile. Da ora in poi, infatti, ci si riferirà a lui chiamandolo proprio Augusto, e da qui prende il nome pure l'età augustea. In seguito, in suo onore, anche il mese prima chiamato Sestile venne rinominato Augustus, agosto. D'altronde anche il mese di luglio prese il nome da Giulio Cesare e si diceva Iulius. Tra il 27 e il 25 inoltre Augusto provvide a consolidare i confini e ad acquisire qualche nuova conquista. Guidò una campagna in Spagna volta a pacificare la regione, spedì l'esercito anche nell'odierna Val d'Aosta e nella parte meridionale dell'Egitto ai confini con l'Etiopia. Nel 23 a.C. venne conferita ad Augusto la Tribunicia Potestas, da rinnovare annualmente ma in pratica senza limiti di tempo, che gli dava diritto di veto sulle decisioni del Senato, la possibilità di convocare assemblee, di proporre leggi, e questo per far sì che si sottolineasse il suo rapporto privilegiato con la plebe urbana, che era essenziale sul piano politico e ideologico per il governo di Roma. Inoltre gli fu conferito il comando proconsolare che gli dava controllo sulle province e l'esercito. Dunque, di fatto, ebbe pieno controllo dello Stato e tecnicamente da questo momento entriamo nell'epoca dell'impero, lasciandoci alle spalle la Repubblica propriamente detta. Però la questione è complessa perché Augusto fu molto abile a mascherare il nuovo assetto politico sotto le vesti della Repubblica. Come abbiamo già detto, lui diceva di essere un restauratore della tradizione repubblicana e in fin dei conti, almeno all'inizio, il suo governo fu molto diverso dagli imperatori che lo succedettero, sia a livello politico che culturale. Ecco perché l'età augustea è importante. L'originale tipo di governo che Augusto instaurò è chiamato principato. Augusto stesso si definì principe, cioè primo cittadino tra gli altri cittadini. A differenza degli imperatori successivi, Augusto appariva ancora formalmente legato alle istituzioni repubblicane e al Senato, che con i suoi successori perse via via importanza. Nel 20 a.C. Augusto raggiunse un accordo con i parti e ottenne la restituzione delle insegne legionarie perdute da Crasso a Carre nel 55 a.C. Poi ottenne il controllo dell'Armenia, uno stato cuscinetto fra il territorio romano e la Partia. Dal momento dello scontro con Antonio e Cleopatra, ripetiamo nuovamente che Ottaviano si era presentato come difensore delle tradizioni romane contro l'Oriente e infatti così il poeta Virgilio nell'Eneide presentò questa battaglia come uno scontro culturale tra Oriente ed Occidente. Sempre su questa linea politica, Augusto promulgò delle leggi in difesa della tradizione morale, che portò al varo di provvedimenti legislativi che proteggevano la famiglia, il matrimonio e la morale pubblica. Leggi che colpirono la stessa figlia di Augusto, Giulia, che fu mandata dal padre in esilio nel 2 a.C. per aver commesso adulterio. Così Augusto creò intorno a sé un clima di consenso e i romani si fidarono di lui in quanto portatore finalmente di quella pace, la cosiddetta Pax Augusta, che poneva fine alle guerre civili durate troppo tempo e in quanto garante di una restaurazione morale, ma anche religiosa. Infatti Augusto privilegiò la religione e le divinità tradizionali, come Apollo, Venere e Marte, in opposizione ai culti orientali. Ovviamente questo orientamento era favorito dalla questione delle origini mitiche della famiglia Giulia, di cui abbiamo parlato prima a proposito del tempio nel foro di Cesare. Ricordiamoci infatti che Ottaviano era figlio adottivo di Cesare. Ci fu anche una restaurazione delle tradizioni romane, perciò nel 17 a.C. furono celebrati i Ludi Seculares, i giochi secolari, celebrazione che si teneva a Roma circa ogni 100 anni, ma che non era stata più effettuata dal 146 a.C. Nel 12 a.C. Augusto divenne pontefice massimo, la massima carica religiosa.
Per quanto riguarda l'amministrazione, tra le varie cose che fece, Augusto provvide a riorganizzare il territorio dell'Italia, che venne divisa in 11 regioni. Ma anche la città di Roma venne divisa in regioni, le cosiddette 14 regioni augustee. Ciò avvenne nel 7 a.C. Inizialmente queste regioni erano definite solo da un numero. Successivamente ad ogni regione venne dato un nome, che può essere una via, un contesto topografico, un monumento, un colle, eccetera. Ogni regione era divisa in vici, cioè quartieri, che erano amministrati dai vicomagistri.